Si è conclusa nei giorni scorsi la serie dei quattro incontri denominata Dialettismo, organizzata dall'associazione Riccardo Pinter. E il Nos Parlar de NAC, il libro scritto da Gino De Bonetti e Tullio Rigotti, oggetto dell'ultimo incontro, è stato presentato presso il Circolo Pensionati di Riva del Garda dagli stessi autori con letture di Alberto Maria Betta. I due relatori sono riusciti a mostrare in modo efficace l'evoluzione nel tempo del linguaggio legato alle tradizioni ed all'economia in veloce trasformazione. Il bilancio adesso è un po' prematuro, però certo è sempre per numeri piccoli, perché non c'è la grande platea oceanica, quello bisogna scordarsene. Però quelli che hanno frequentato questi quattro incontri li ritengo molto interessanti e molto anche curiosi della parlata, ma anche delle tradizioni della cultura altogardesana. E quindi speriamo che da questa piccola premessa del piccolo pubblico nasca una grande platea che per il cinquantesimo possa cominciare ad apprezzare la parlata di Giacomo Floriani. Ma la prima idea è stata quella di non fare un vocabolario, perché non ritenevo utile fare un dettagliato vocabolario per far apprezzare il dialetto, e allora ho pensato piuttosto di impostarlo sul modo di parlare, sui modi espressivi popolari, e che avevo avuto occasione di sentire in casa, perché in casa nostra, che sono nato in casa, nella casa in cui sono nato, che è la casa dei miei genitori, dei miei antenati, c'era personale naghese. Che parlava il dialetto e praticamente ho imparato il dialetto non dai miei genitori, ma dalle persone che lavoravano in casa. Fra queste c'era una ragazza avrà avuto una trentina d'anni, che mi seguiva più da vicino e mi ha insegnato tutte le parole del dialetto naghese, compresi gli insulti e le parolacce. Ecco, io ho imparato tutto da lei. E ti ricordi, architetto, come si chiamava? Si chiamava Teresa Stefanelli, e però era chiamata Angela. Sì, diciamo che il libro è stato apprezzato moltissimo da Nago, perché tutte le copie sono state esaurite ormai. Quindi il lavoro che abbiamo iniziato con il 2010, ci siamo impiegati 6 anni per farlo, però valeva la pena, perché appunto il libro è esaurito, in poche parole. Ecco, noi come gruppo c'è un altro, Ferdinando Martinelli, che sta facendo il dialetto di Torbole, specialmente sui pescatori e la vita di Torbole. Lo reputo un libro molto prezioso per la nostra comunità, per il nostro paese. Mancava nella bibliografia del paese, appunto, e quindi da parte mia e da parte, credo, di tutta la gente di Nago, un grande grazie all'architetto De Bonetti, il Bonet, e a Tullio Rigotti, il Tullio della Villa, perché veramente hanno fatto un grande lavoro di ricerca, di ricostruzione, e donandoci quest'opera che porta in risalto il dialetto, che è veramente prezioso e da tramandare.